Bellissimo questo. Colorazione nera e grigia così, è bellissimo. Poi che muso ha? È È bello questo, eh. Vedendo i prezzi dei mesi ci siamo resi conto di quanto siamo poveri. Comunque, 88.150 euro. Questo sarebbe perfetto per noi. Questo qui tu ti metti qui alla tua scrivania e lavori. No, no, sì. È vero, è lui. Buongiorno Buongiorno, ragazzi, siamo a Milano, precisamente a Novegro, alla Fiera Italia Vacanze, la nostra prima fiera ufficiale del mondo camper. Siamo venuti qua a dare un'occhiata, a vedere un po' come funziona vedere un po' e di mezzi, un po' di vedere un po' accessori, chi insomma, fare c'è, un cosa c'è. giretto. Venite con noi che vi facciamo vedere. È la nostra prima fiera, come diceva Manu, perché noi di solito siamo sempre via, quando ci sono le fiere non ci siamo mai, però abbiamo detto siamo qua. Tra l'altro, grazie al Parco Esposizioni Novegro che ci ha dato gli accrediti stampa per entrare alla fiera. Andiamo! Siamo appena entrati in fiera Novegro e la prima cosa che ci è saltata all'occhio è lo stand della bombola ricaricabile GPL che abbiamo messo sul nostro Goldie. Questo è un kit di camperizzazione amovibile. No, questo tutto ripiegabile. Tutto a blocchi. Diventa tutto piccolino. Ganci fermacarico. Sì. Il raggio pari a zero. Loro l'avete dove la metti la roba? Ah, è qua la cucina. 23.990 euro. Qui ci sono solo mezzi. Comunque abbiamo fatto bene a venire di venerdì perché non c'è nessuno. Ma io adesso vedo di più, non so che ho visto fatto video. Può essere. Sì, adesso che. Siamo qui con il signor Gianfranco di Cargo Tent che ha inventato questa cosa nuovissima che non avevo mai visto prima per comunque passare delle belle giornate outdoor con un rimorchio, ma ci spiegherà meglio lui il tutto. Perché è tutto fatto a A mano, mano in diciamo così, legno. sì. Allora, questa è una cellula abitabile che può avere da 2 a 5 posti letto. E nasce dall'esperienza di una vita in camper e roulotte, perché sostanzialmente abbiamo notato che quando sei in vacanza, specialmente d'estate, la vita è fuori, all'aperto. Certo. E in roulotte ci vai a dormire sostanzialmente. E quindi hai bisogno di letti comodi, e quelli ci sono perché sono Adesso qua. li facciamo vedere. Intanto passano gli aerei qua sopra. Esatto. Hai bisogno di letti comodi che sono disponibili e. Quando fai da mangiare il roulotte non lo fai mai perché sono bellissime, ma dopo, alla Rimane. fine, tra odori e Certo. voglia di non sporcare una roba e l'altra, lo fai fuori e di conseguenza abbiamo pensato alla cucina esterna. Andiamo a vedere la Andiamo a cucina. vedere la cucina. La cucina esterna, oltretutto, collegata alla rete idrica. Ok. In modo fisso. In modo fisso, sì, attacco per la rete, l'attacco dello Questo è lo scarico, scarico. poi c'hai la cucina, il suo cassetto, il frigorifero, cioè quello che serve Tutto c'è. forte. C'è un odore di legno bellissimo, a Sì, è noi piace bellissimo, un il legno sacco. grezzo Ci sono molti vani di stivaggio, qui puoi veramente tanto spazio, sì. stivare tutto. Ah, guarda, Matt. Armadio qua. L'armadio, Questo è un altro vano dove l'armadio. abbiamo messo la veranda. Pazzesco. Nella parte anteriore abbiamo creato un vano dove c'è una doccia e Ah, sì. il È qua. WC, diciamo, per darsi una sciacquata. Fate. Complimenti, bello, molto nord Europa questo legno. Bella Grazie. idea. Guarda qua cosa c'è.
Questo camper ve lo faremo vedere nella seconda parte del video della fiera, anche se forse qualcuno di voi lo avrà riconosciuto. Ricordiamo che oggi è la festa della donna. Oggi è la festa della donna, viva le donne! Sì. Ma infatti dicevo, lui dormire là sopra quando piove di notte. No. Ma freddo di... Qui si può entrare. Allora, entriamo su questo Carrado V132 Pro. Al costo di... Vabbè, il prezzo c'è, dai. 60.000 euro. Allora, qui c'è un bel lettone comodo. Giusto? Qui immagino ci sia tutto... Ah, stivaggio. Sì, c'è l'accesso al garage. Sì. Letto. Una piazza e mezza. Qui c'è la botolina. Altra botolina, terza botolina, qua il bagno. Com'è il bagno? Non ha la doccia separata. È tutto bianco. Piccolino, eh. Anche lì c'è, sì, sopra una presa d'aria, sì. Ma è di plastica. Ah, ma perché questi sono quelli che... No, sì, si chiude, hai capito? Sì, non so come, perché adesso non so, però sicuro si chiude la doccia, no? Sì, si chiude. Così, guarda. Ah, sì. Ah, sì, sì. Beh, così è furbo. Quindi, doccia. Beh, il sedile di guida è comodo. E poi si richiude. Oh. Il sedile di guida è comodo, eh. Sì? Sì. Quelli di Goldi non sono... Un'altra cosa, Goldi. Però la cosa che a me non fa impazzire di questi mezzi nuovi è che lo spazio di net così è veramente piccolo, sì, sei un po' incastrato. Piccolo. Questo è un camper, ma praticamente la configurazione di un van. Comunque Citroen, Citroen. Questo non l'ho capito, sinceramente. Posto aggiuntivo, comunque qui sei veramente allo stretto, sì. Abituati, sì, con, sì, i nostri spazi. Comunque lo spazio dentro questi van è veramente... Noi che siamo abituati a avere un po' più di... Sì, molto... vivibilità, un po' piccolo. Un po' soffocante. E poi se uno è in piedi, l'altro non... Sei muove, un po'... Sì, come spazio di stivaggio classico questo. Però. E dentro d'inverno devi prendere una cosa e devi venire qua a aprire, cioè... No. Camper tutta la vita. Lo vediamo in giro che diciamo sempre... Guarda, è vero, è lui. Questo è già un'altra. È anche più lungo. Questo è un Peugeot. Su base Peugeot, guarda il tavolo. Sì, si apre. Beh, qui spazio ne hai. Bella la luce così. Hai il frigo grosso. Con il. Praticamente un frigo di casa. Ah, questo mi piace perché, ecco, questo mi piace perché di qua il bagno e di qua alla doccia. Bagno separato. Forte, questo è bello. Bella cucina. Anche qua abbiamo due fuochi o tre? No, due fuochi, sì, due fuochi. Quindi qui abbiamo doccia. Bella. La TV? No. E se chiudi il letto hai la scrivania per lavorare. È vero, e questa è una scrivania. Con i cassetti qua. Questo sarebbe perfetto per noi. Questo qui tu ti metti qui alla tua scrivania e lavori. Ma scusa, lì cos'hai sotto? Che apri? Il coso della scrivania, le prese. Ah, è vero, guarda, le prese fatto USB. Bene. Bello questo. Ma scusami, bello stivaggio anche di qua. Questo praticamente di giorno lavori qua. Questo è un bel mezzo. Questo è per il monitor. Ah, ok. O TV, vedi? Te lo metti lì. Queste sono calamite. Forte. Bella postazione di lavoro. Il bagno non l'ho fatto vedere. Ma bello spazioso, bello.
costo 80.000 euro. Challenger X150 Open Edition, questo è piccolino come piace a me. Ne abbiamo visti tanti ultimamente questi in giro. Tanta roba, Ma piccolino più o meno. Ma perché il letto qua. Ah, il letto qua basculante. Ah, super però, vivibile. Guarda che dinettona. Fantastico. Bello, a me piace questo. Bella quella X di design lì con la luce. Bellissimo questo. Bellissimo. Anche qua ce l'hai. Guarda che figo. Super vivibile dentro. Stivaggio c'è poco. Sì, però questo ci piace, questo ci piace. Ci piace anche perché c'è una bella doccia separata da questa cosina qui, che adesso non vorrei rompere, ma questo è veramente super design, anche guarda il frigo della Dometic, wow. Stai facendo un gioco di prestigio. Ti fai la doccia e non sporchi ovunque, capito? Ti chiudi lì per la doccia. Sì. Sempre due fuochi. Guarda che doccia. Lavandino rotondo. Finestra davanti alla cucina, qua. Molto bella. Guarda qua. Lavandino. Qui tutto un altro armadio. Sì, bello questo. Super design. Sì, è quello che mi piace veramente un sacco. Queste cose mi fanno. Ma questo qui sughero, già da acciaio. Fuori si vedeva che era bello. Guarda che dettagli. Il pavimento anche bello, tipo finta pietra. Quindi qui hai lavandino, scomparsa. Bello. Anche la doccia, tanta roba. Bello. Cioè, alla fine è praticamente un van. Cioè, sembra un camper, ma è un van. Beh, anche il dettaglio del cerchio nero, opaco, bello. Manu nel frattempo si infila, entra ovunque. La perdo. Questo com'è? Carino. Ovvio che qua hai meno spazio, però c'è una bella stiva. C'è una bella stiva. Bello anche il legno chiaro, sì. Sì. Questa diretta che è un poco più. Sì. Bella la plancia di questo Citroen qua. Nera così, che bella. Fantastico, guardate che plancia, bello, colorazione nera e grigia così, bellissimo, poi che muso ha, è bello. È bello questo, sì, però dentro è fatto tipo a van, che non sì, è un è po' tutto piccolo, però ha un suo perché, ha un suo fascino, molto bello. Comunque è cheese, no, sì, ho visto che c'era. Mangiamo qualcosa? Però non so se c'è un posto dove. Non lo so. Essendo noi abituati così alla buona, ci siamo portati il pranzo da casa. Alla vita outdoor, neanche in campeggio. Proprio come quando vai in gita, da giovane, da piccolo, ci siamo portati il pranzo da casa. Siamo passati in panetteria a comprare la focaccia e ci siamo accampati qui sulle sedie. Dove fanno le conferenze. Comunque oggi non c'è nessuno. No, veramente poca gente. Però beh, meglio, si gira bene. Vedendo i prezzi dei mesi ci siamo resi conto di quanto siamo poveri. Scherzo. No, vedendo i prezzi dei mezzi ci siamo resi conto che anche con un mezzo come il nostro da 8.000 euro fai le stesse cose che fanno questi, sì. Sono più belli però. Sì, vabbè, sicuramente il comfort di guida, il dettaglio, per carità, tutto quello che vuoi, sì, però per come Goldi non ce n'è. Come Goldi non ce n'è. La vivibilità che ha dentro Goldi io non l'ho vista. No. Neanche in quelli lunghi 8 metri. Vero, questo è vero, hai detto una cosa giusta. La vivibilità che ha Goldi. Ho detto una cosa giusta. Sì. Mamma mia, questo è uno scoop. La vivibilità di Goldi non l'ho trovata
mi manca l'aria dentro certi mezzi, ma neanche dentro questi mega motorhome. Sì, la Dinette, per carità, Dinette. Qua motorhome non siamo entrati, No, prima io sono entrato su uno. Ah, io no. No, non siamo entrati. È vero. No, scusa, mi ho sbagliato. Sui motorhome entreremo nella seconda parte del video. Tutti o camper o van. Comunque sì, devo dire che la vivibilità che abbiamo noi non c'è più. Ma una lo dicono cosa tutti. Che mi ha stupito è che ci sono un sacco di roulotte, di caravan. Caravan, roulotte proprio piemontese, roulotte. Vabbè, caravan alla francese, roulotte. Non pensavo, invece tanti. Evidentemente c'è del mercato anche su questo. E se siete curiosi ve li mostreremo sempre nella seconda parte del video. Abusivi con fuori il nostro c'è anche l'usato, sacchetto. Dopo andiamo a vedere l'usato. Fuori c'è l'usato, sì. Ma tanto io Goldie non l'abbandono. Comunque tu me vorresti abbandonare. Comunque a me il Citroën, il Peugeot, quella grigi, neri, design, eccetera, sono belli, però ovviamente. Sono belli, ma bisogna anche vedere quanto dura quel design, quel dettaglio, quella cosa. Insomma, bisogna viverli, bisogna sfruttarli un po'. Sono belli così a prima vista, però poi bisogna vedere sì. Se non si rompono, se non. Se non te lo rubano, insomma, vabbè. Tante cose. Io continuo a mangiare. Sì. Bella questa, bella croccante. È buona. Pausa caffè. Sì. La prima parte del video si conclude qui. Abbiamo deciso di spezzarlo in due perché sarebbe diventato un video troppo lungo e quindi ci vediamo al prossimo episodio. Andiamo su qualche caravan per la gioia di Hippocamper. Per la gioia no, di Hippocaravan. Per la gioia di Davide entreremo su un caravan. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate dei mezzi che abbiamo visto oggi e ci vediamo al prossimo episodio.